desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco alla muerte. Io sono un operaio di una fabbrica, lavoro alla Rapisar, ex Rapisar, da oggi Caterpillar, quindi fabbrica americana, sono un delegato sindacale dell'USB. Caterpillar è il colosso americano di bulldozer, fornisce un po' tutto Caterpillar. E al di là di questo volevo dire che le analisi poste, diciamo così, in premessa sono condivisibili, perché oggi chi è qua ha pochissimi sicuramente, però diciamo rispecchia, cioè ognuno di noi rispecchia un po' quella criticità al capitalismo che in questi anni chi come me, che ormai ha i capelli bianchi, ma anche altri giovani si affretta, diciamo, cominciano, diciamo, questa critica a questo capitalismo che purtroppo sta distruggendo le nostre vite, le nostre vite future, presenti, future, e forse anche, senza forse, anche quelle delle nuove generazioni. Però vivendo in fabbrica e lavorando in fabbrica, in questi anni mi sono accorto di una cosa, e qui condivido quel passaggio che faceva Paolo, quando diceva che oggi c'è una crisi generale generalizzata, c'è una crisi anche di valori, diciamocelo chiaramente, però è molto difficile smuovere le coscienze dei cittadini. Perché? Perché se noi prendiamo il tessuto produttivo oggi, quindi il tessuto delle fabbriche, sempre più poche, cioè in provincia di Frosinone credo che le grandi fabbriche superiori alle 100 unità ormai si possono contare su una mano, cioè lì dentro quelle fabbriche ci sono i lavoratori come me, quindi i cosiddetti tutelati, super tutelati, come ci definiscono, che abbiamo tutti i diritti, per dirlo alla Fornero, però c'è anche una gran massa di precari, ragazzi precari, ragazzi che ormai da me ci sono persone, ragazzi che sono 6-7 anni che fanno parte del, sono dipendenti delle agenzie di somministrazione del lavoro, e quindi quei ragazzi là si trovano in difficoltà, molto in difficoltà, sia nel partecipare agli scioperi, che noi come USB siamo gli unici oggi, diciamocelo chiaramente, a cercare di portare un vento di riscossa nel mondo del lavoro. Però è molto difficile per questi ragazzi. Perché? Perché da una parte le aziende li mettono, come si dice, sotto osservazione, quindi alla scadenza del contratto, per un motivo o per un altro vanno a casa. E oggi perdere un posto di lavoro, anche da somministrati, fa male. Magari poi parli con questi ragazzi e sono totalmente d'accordo sulla tua analisi. Io ho fatto il venerdì, insieme a Costavera, abbiamo fatto l'assemblea in preparazione dello sciopero del 27, e vi posso assicurare che nelle tre assemblee, lì da noi ci sono CGL, CISL, UIL, ci siamo noi, che siamo un sindacato importante all'interno dell'ex Rapisarda, sia in termini di voti che in termini di iscritti, e vi posso assicurare che c'era un'attenzione bellissima alle informazioni che noi davamo ai lavoratori, sia in termini di analisi sulla, diciamo così, su quello che sta succedendo, ma anche sulla questione del non debito, quindi non pagare il debito. Cioè la prima assemblea, che in genere alle 2 meno 10, 2 meno un quarto si alzano e se ne vanno, alle 2 erano tutti seduti ancora a cercare di fare domande, a chiedere spiegazioni. La stessa cosa è successa nella seconda assemblea, la terza assemblea, che l'ho fatta da solo, addirittura sono andate via alle 11:30, cioè alle 10 doveva terminare l'assemblea. C'è stata un'altra mezz'ora di discussione fuori. Si è un po' protratta, proprio perché i lavoratori sono, cioè i cittadini, lavoratori, cittadini, lavoratori in quel caso, hanno bisogno cioè cercano proprio l'informazione. Perché? E su questo mi riaggancio a Paolo. Noi abbiamo la politica che ormai ha abbandonato, ha abdicato il suo ruolo, quello di risolvere i problemi dei cittadini. Quindi
diciamo, in Parlamento, dal centro-destra al centro-sinistra, ormai sono tutti schierati a sostegno di questo governo. E veramente ieri ho avuto un ribrezzo quando su Rai News 24 è passata la cosa di Bersani, che diceva: siamo con Monti senza se e senza ma. E a me è un calcio allo stomaco, perché, ma non perché sono del PD, io sono, mi ritengo un uomo di sinistra, di quella sinistra che nel corso di questi anni purtroppo un po' anche loro, diciamo anche noi, ci metto pure io, abbiamo fatto un sacco di danni pure noi. E quindi a livello sindacale purtroppo abbiamo CGL, CISL, UIL, ci metto pure UGL anche se non serve a me. Cioè, io non la vedo mai, anche se poi nelle bandierine ci stanno sempre, che purtroppo tengono attanagliati i lavoratori nelle proprie aziende, perché qui c'è anche un problema, e su questo magari chiedo supporto anche a Paolo, che sicuramente ha più esperienza di me. I lavoratori purtroppo nelle aziende vedono il sindacato col delegato di appartenenza, quindi se Domenica Versa è delegato della CGL, è un bravo delegato, fa gli interessi dei lavoratori in quell'azienda, i lavoratori dicono: ma perché mi devo adesso la CGL? È bravo questo. Poi magari non sanno, non si interessano di quello che fa la CGL a livello nazionale, e quindi questo è uno dei danni, perché sennò non si spiegherebbe come un lavoratore possa avere ancora la testa della CISL, della UIL, e ci mette pure della CGL. Cioè non si spiegherebbe questo fatto, tutto quello che gli stanno facendo. Cioè uno quanto minimo dovrebbe prendere la testa, stracciarla in faccia e buttargliela, insomma, no, quanto minimo non ti do le 15, le 16 euro, almeno è la cosa minima che faccio. Quindi questo è un altro problema. L'altro problema è quello dell'informazione, lo sapete meglio di me, non me lo devo dire io. Totalmente schierata, Rai 3 per esempio, non si può vedere più, perché è totalmente schierata proprio sul governo, sulla CGL, sul PD, e quindi i giornali lasciamoli verde. Quindi il cittadino, qui andiamo alla questione che ci interessa, il cittadino normale, cioè come lo informiamo, come partecipa, diciamo così, a questa rivolta, tra virgolette. Qui io non voglio trarre delle conclusioni, perché sicuramente non ce l'ho la bacchetta magica, però io insieme a tanti altri, pure qui dentro, insomma, sono stato parte attiva a Ceccano a livello provinciale del movimento, del gran movimento per l'acqua pubblica, quindi contro la privatizzazione dell'acqua, contro ACEA, e diciamo lì abbiamo raccolto un grande risultato che non era scontato, perché nessuno di noi pensava che tantissime persone si mobilitassero per far sì, prima nella raccolta delle firme e poi andando a votare al referendum. Ma soprattutto noi, per esempio, io sono di Ceccano, abbiamo uno sportello alla stazione di Ceccano dove migliaia di persone passano nell'arco di un mese per informazioni, per fare la denuncia contro ACEA, per fare i reclami. Però lì c'è stato un grosso movimento che man mano è cresciuto. Perché? Perché praticamente i cittadini si sono accorti di questa cosa quando ACEA gli ha cominciato a mettere le mani nelle tasche, cioè quando hanno dovuto cominciare a sborsare a fronte di un servizio scadente dei soldi sulle bollette in modo stratosferico, e là sicuramente la gente, passate nel termine, si è incazzata, e quindi si è cominciato a mobilitare, sempre perché c'erano, diciamo così, dei comitati, dei coordinamenti a livello provinciale che, diciamo, davano spazio a questa protesta. Oggi quindi come mettere in campo la stessa cosa col pagamento non debito, e quindi facendo capire ai cittadini che c'è questo capitalismo che ci erode le tasche, cioè ci sta mangiando i soldi. Come? Tenete presente che di tutte queste difficoltà la cosa non è semplice, perché anche a livello, qui vorrei fare una piccola critica, no? Anche a livello di partiti della sinistra, cioè ci stanno tanti partiti della cosiddetta sinistra oggi extraparlamentari che sono parte attiva e organica nelle giunte dei vari paesi locali. Faccio un esempio: a Ceccano la Rifondazione Comunista è parte attiva del governo della città, e cioè, ci vorrebbe da qua fino a domani mattina per tutte le porcherie che stanno facendo. Sicuramente lui, siccome sei il segretario della Rifondazione Comunista di Frosinone, se non sbaglio, forse le conoscerai pure, cioè dove ci sono dei veri e propri, cioè, lasciamo perdere, perché, però ecco, per dire, no? Che poi quando facciamo le cose, cioè, dobbiamo anche essere, come dire,
onesti nel portarle avanti queste cose. Io con Luigi Sorge, che è un compagno, un caro compagno a cui voglio molto bene, perché quello che dice l'ho sempre detto in modo viscerale, io, cioè, non è che non sono favorevole sulle cose che dice Luigi, io le sottoscrivo, però il problema è dello scontro con Luigi è che come puoi metterle in pratica queste cose quando, cioè, quando veramente anche stasera, che questa saletta dovrebbe essere piena, doveva essere piena, siamo i soliti 10-15 persone. Quindi, ecco, io per chiudere volevo soltanto dire che ci vuole un grosso impegno, un impegno veramente forte. Sono d'accordo che poi queste cose nascono se anche a livello locale, di livelli locali, cioè alla base proprio, ci sono persone che, mettendosi tutto questo fardello, si mettono e poi fanno le cose in modo pratico, cioè portano la ciccia, mettono la ciccia vera e propria, perché poi a livello teorico ci stanno sicuramente grandi compagni che sono bravissimi, però poi se non ci stanno veramente quelli che mettono la ciccia e portano il carretto, non andiamo da nessuna parte. Questo sia a livello aziendale e sia a livello locale nelle varie comunità. Ecco, questo è quello che volevo dire.